Ci siamo lasciati a inizio playoff, che qui avevamo detto cose dell'altro mondo. Alla fine ci troviamo alla fine di questi playoff con penso che tutti i pronostici siano saltati. Allora, È vero. innanzitutto procediamo alle presentazioni ufficiali. Dai, ragazzi, facciamo le cose fatte bene. Alla mia destra, qui in alto a destra, abbiamo l'uomo da Parma con la maglia dei New York Mets, Matthew Thorgard. Buonasera, ciao, ma ciao Matteo. Ciao Doc, Sempre un piacere buonasera a tutti. E vederti, sempre un come al solito, piacere. grazie a te Andre per l'invito, come sempre, è No, sempre un grazie privilegio. a te e estendo anche grazie a Matteo e a Christian che come sempre si prestano alle idee folli che ci lanciamo in privato ogni tanto, dirette, mica dirette. Poi, altro Matteo, numero due, tifoso dei Boston Red Sox, pagina media battuta. Ciao Matteo, Ciao. buonasera anche Ciao Andre, ciao, ciao ragazzi. Non si era capito che sono tifoso dei Boston Red a te. Sox, No, secondo me, proprio non si però, nota, non si nota. grazie ancora. Questa sarà la mia seconda diretta con voi. La E prima l'altra, per primavera, sfortuna, è andata primavera. persa. Questa sì, la primavera, perché l'altra l'abbiamo purtroppo persa, però meglio per me perché avevo detto delle cose indicibili, tipo pronostici mai azzeccati o futuri pronostici che non azzeccherò, Nessuno ha quindi. visto niente, né sentito niente. Nessuno ha visto e sentito niente. Tanto Chi? è Cosa? ordinaria Non amministrazione. sono mica tonali. E poi, vabbè. Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. E poi il nostro italiano di Svizzera, Cristian, buonasera, ciao Puma. Buonasera a Puma Zeta. tutti, buonasera, ciao, ciao a tutti. Io, Con un no, oggi cappellino importante, tra l'altro. cappellino, sì, la camicia del lutto nera, perché è andata così, e cappellino per chi è rimasto, diciamo. Diciamo Poi che tra tutti e ci quattro direi di siamo più. più o meno in lutto, eh? Cioè, chi prima, chi dopo, Infatti, cioè, nel senso, infatti, è guardate qua. un'ecatombe. Qua ognuno ha i suoi motivi per essere triste. È così. Allora, ragazzi, sono stati dei playoff Parliamone. molto, molto pesanti, molto spettacolari. Non sono ancora finiti. E adesso viene il bello perché le World Series sono settate. Dopo un po' di partite, adesso non ne ho contate. Comunque, hanno prevalso gli Arizona Diamondbacks per la National League e i Texas Rangers per l'American League. World Series inaspettatissima, direi, penso che nessuno di noi se l'aspettasse. Io direi di parlarne. Partiamo con un giudizio, un voto, come volete. Vi do il timer come sempre e ne parliamo. 4 minuti, vomitate tutto quello che avete da dire, vostre sentenze, giudizi, quello che volete. Cioè, tutta la post-season in 4 minuti? Ok. No, no, vabbè, serie per serie, Ah, ovviamente. ok. Ah, Facciamo ok, magari no, tipo Wild perfetto. Card American League per 4 minuti, non lo so. Sì, facciamo wild card 4 minuti, National League wild card per 4 minuti e così via. Così ne veniamo a Intanto vedo che capo. gli ascoltatori stanno già sparando i pronostici, ma ce li segniamo, ce li teniamo per la fine, perché se no Esatto, noi cioè, abbiamo già due o tre idee. quando arriviamo al succo della diretta, poi tirateli fuori che poi ci rivolgiamo direttamente a voi per i pronostici. Allora, ragazzi, io direi di partire. Partiamo dall'American League, dai. American League, vai, Matthew Thorgard, a lei il piacere di cominciare. 4 minuti, prego, Ok, mi dica tutto quello che ha da dire. sono state delle wildcard series che sono durate meno di un amen, nel senso che tutte praticamente degli sweep incredibili, ed è stato già un primo turno di playoff sorprendente, perché se vi ricordate il video che avevo fatto a inizio playoff, avevo detto, prendendo come riferimento per esempio Minnesota, Toronto, Blue Jays, che Toronto poteva fare l'upset. Ecco, no, No. proprio seccato alla prima botta. Minnesota ha sfruttato molto bene il fattore campo, perché il target field è stato un ambiente, un ballpark clamorosamente caldo, nonostante il clima del Minnesota. Minnesota guidato da Royce Lewis, che secondo me è una delle migliori tre rivelazioni del torneo in generale. Hanno detto che ha giocato comunque solo 2 turni, ma insomma. Se questo l'hanno preso alla prima scelta sotto del 19, un motivo c'è. E poi, soprattutto, insomma, Toronto ha fatto la Toronto, cioè una buona regular season, però, come abbiamo detto anche l'altra volta, no? Sono fermati al teaser. Ecco, il vero film l'abbiamo visto solo in parte.
Carlos Correa per Minnesota ha fatto molto bene, quindi si è dimostrato essere un giocatore da playoff come è giusto che sia, perché questo ha vinto comunque il titolo nel 17 ed è stata sorprendente perché Minnesota, cioè noi l'abbiamo sempre detto, l'American League Central faceva ridere e quindi sai, vincere una division non competitiva contro quegli altri che sono arrivati terzi in una division dove tutti praticamente erano sopra il 50%, insomma, mi ha già sorpreso. Poi di sotto invece aveva avuto Texas che ha avuto ragione di Tampa Bay e le Wild Card Series sono sempre una maledizione per Kevin Cash e compagni. È vero che Tampa Bay erano non quelli veri, erano altri perché avevano tipo un sacco di infortuni, quello che volete, però già da lì si è visto come Texas insomma fosse arrivata forte e un po' con l'incazzo addosso perché arrivare a pari merito con Houston in regular season e non vincere la regular season un po' ti fa girare le balle, secondo me. Si è già visto subito un buonissimo Evan Carter, di cui secondo me parleremo anche nel corso delle altre serie, e ha sorpreso già Montgomery, cioè hanno già posto le basi per quello che poi arriverà. Quindi se devo dare un voto alla serie, direi come voti alle singole squadre, diciamo Minnesota promossa, Toronto gli possiamo dare una C d'ufficio, perché comunque non sono durati poco. Tampa Bay D, perché me li aspettavo vincenti, sinceramente. Texas una A per le Wild Card Series in carrozza. Ci sta, io approvo tutto ciò che hai detto. Io passerei a Puma. Dai, Puma, dici la tua su queste due serie. Allora, dalla parte dell'American League, sappiamo che dell'American League East si sono qualificate tre squadre, tra cui due qua presenti nella Wild Card Series. Entrambe hanno subito uno sweep abbastanza pesante, dove entrambe le squadre sono riuscite a fare un run complessivamente in tutta la serie, il che è abbastanza grave, nel senso visto che si sono combattuti una divisione così dura come l'American League East, e poi uscire di gara con una figuraccia del genere, insomma, fa sempre un pochettino dispiacere. La terza squadra dell'American League East eliminata, poi ci arriveremo, ma già questo fa comunque molto pensare. Ecco, sono arrivati i Rangers, sono arrivati i Twins e hanno spazzato via tutti. Mi allaccio a quanto ha detto, per esempio, Matteo su, come cavolo si chiama, Royce Lewis. È stato veramente una grandissima rivelazione di questa postseason. Rookie che è il primo della storia a schiantare due fuori campo alla prima gara di postseason. Questo è un grandissimo risultato. Dall'altra parte, invece, Evan Carter che fa un doppio fuoricampo in gara 2 e si distingue già decisamente anche da un punto di vista difensivo, ecco. Ma questo ha tutte le partite che hanno fatto i Rangers. Sì, nel senso, si sono cominciate a delineare già i percorsi che poi faranno queste squadre durante il corso della postseason, soprattutto per quanto riguarda appunto i Rangers, che sappiamo adesso sono finalisti alla World Series, e riguardando le partite passate, precedenti, capisco il perché, nel senso sono veramente forti da un punto di vista offensivo e impeccabili da un punto di vista difensivo. È una squadra che funziona a 360 gradi, e se alla World Series quest'anno un motivo ci sarà. Non me li sono cagati granché durante la regular season, ma adesso buttandoci un occhio più attento durante la postseason, è come se la stanno cavando, diciamo che ha tutto senso. Ha tutto senso. Poi tieni i pronostici per dopo perché poi facciamo il toto pronostico alla fine. Va benissimo. Mister Berman, vai Orso, dici tutto. Allora, io partirei dai Rangers perché effettivamente, come ha detto Matteo prima, arrivare primi, stare, praticamente rimanere primi tutta la stagione nella divisione e poi a pari merito andare alle Wild Card Series non è, diciamo, proprio la cosa migliore. E infatti poi hanno performato molto bene, i due pitcher hanno performato bene, sia Eovaldi che Montgomery. E hanno disintegrato i Tampa Bay Rays che avevano iniziato benissimo, poi hanno avuto problemi di infortuni. Hanno avuto la questione Wander Franco, che probabilmente è uno dei migliori prospetti in assoluto, ha avuto questo problema che probabilmente gli ha giocato la carriera. Questo problema. E sì, no, non voglio dire altro, meglio Significante dire problemi di. particolare. Sì, no, non addentriamoci, Ah, meglio. chissà sa. Chissà sa, ecco. Chissà sa, esatto. No. Non vorrei che ci buttassero giù la diretta. No, Speriamo che di no, no. no. Per favore, no, adesso no. No, esatto. E quindi hanno letteralmente dominato i Rays. Mentre dall'altra parte, sì, avete già detto anche voi, Royce Lewis,
mio grande beniamino, grande parte finale di regular season con un sacco di grandi slam e poi la serie che ha fatto due fuoricampo in gara 1, se non ricordo male, contro i Blue Jays. E quindi, e poi li hanno tenuto a Toronto un punto in gara 1 e a 0 in gara 2, non hanno avuto problemi. Toronto, sì, come al solito, buona regular season, non ottimale, però comunque ricordiamo l'American League East è comunque una division abbastanza competitiva, quindi comunque arrivare alle wild card non è un brutto risultato, però poi uscire subito non fa bene, nonostante Vladimir Guerrero, Bobby Shatt, non ci sono dei giocatori scarsi. Quindi ma non darei neanche un voto insufficiente per la stagione intera al Toronto Blue Jays. Però un buon voto lo do a Minnesota, do anche una buona B, vabbè, a Texas A e Tampa Bay sì, D. Ci sta, io mi accodo a tutto quello che è stato detto, perché adesso tocca a me, infatti. Allora, io per quanto riguarda Toronto, io voglio fare l'avvocato del diavolo e li boccio proprio in tronco. Mi dispiace, però sono anni che, eh sì, perché sono anni che aspetto il loro salto di qualità e che non avviene mai, e anche lì è sempre la solita storia. Avete visto il trailer, ma il film completo lo vedrete l'anno prossimo. E quindi l'anno prossimo, l'anno prossimo, l'anno prossimo, sono già passati una cosa come 4 anni. Puma, ti prego, non morire. No, no, ci sono, ci sono. E niente, 0-2, hanno perso con i Twins, che sulla carta dovevano essere la squadra meno forte, anche se comunque gli avevamo dato credito prima della post-season, perché comunque era una squadra rognosa. Avevamo detto che sarebbero stati rognosi. E alla fine, boh, spazzati via, quindi per me è bocciatura pesante per i Blue Jays. Invece do anche una A, volendo, a Minnesota. Correa sempre in forma smagliante in post-season, ma quello ormai è prassi. E non li boccio, cioè gli do un voto alto anche perché se la sono giocata nel turno successivo, però di questo ne parliamo dopo. Per quanto riguarda invece Texas e Tampa Bay, anche qui, bella serie. 2-0 Rangers, io non me l'aspettavo sinceramente, mi aspettavo una gara 3 proprio scontata. Poi i Rangers sono arrivati con il tiraculo di aver perso la divisione all'ultima partita praticamente, e con lo stesso record, quindi sono arrivati con un'ulteriore difficoltà perché hanno dovuto farsi la serie delle wild card. E qua delusione Tampa Bay, io do A ai Rangers sia per tutta la postseason, e poi comunque ci arriveremo. E ai Rays mi dispiace, anche lì sono stati piegati dagli infortuni, cosa li vuoi dire? E per me bocciati, mi dispiace. E basta, per quanto riguarda l'American League, io direi che abbiamo detto tutto. Io direi di passare alla National, e qua sono molto curioso perché qua le serie sono state un po' più interessanti. Partiamo di nuovo dal dottor Torgard, che ci commenta D-backs contro Brewers e Marlins contro Phillies. Partendo dalla serie più Dottore, semplice, nel prego. senso che Philadelphia-Miami era scontato vincesse Philadelphia e ha vinto Philadelphia, quindi non è che c'è molto da dire, era una delle poche serie che si poteva beccare. È stata molto brava Miami in realtà arrivare fin lì, perché comunque ha approfittato della debacle della squadra di cui porto ignobilmente la maglia, e poi anche di altre squadre un po' più competitive, vedi Cincinnati, vedi le figurine dei San Diego Padres. Però, vabbè, oltre quello non potevano fare, quindi una Miami, secondo me, che è da B di stima, ecco, mettiamola così. Philadelphia, quando arriva ai playoff, cambia marcia e quindi in carrozza. Milwaukee, invece, ha perso contro i D-backs in una serie che comunque è stata molto più equilibrata del previsto, cioè perché comunque parliamo di due squadre forti, al netto, di una frase che tornerà più avanti dopo. Perché Stavo pensando comunque, nel proprio a senso, quella, stavo pensando sì, proprio a quella. però vabbè, dici, la prima serie può capitare di tutto, no? Perché alla fine, al meglio delle tre partite, arrivi, dipende anche molto in quale status, no? Tu ti qualifichi, perché Milwaukee, secondo me, ha patito lo stesso problema di Minnesota un po' in meglio, nel senso che anche la National League Central non era che fosse sta divisione turbo competitiva. Sì, hai avuto più lotta per la wild card, ma Milwaukee di fatto col fatto che i Cardinals si sono autoeliminati e
il resto, insomma, non era sto granché, a parte appunto la lotta Caps contro Reds, insomma, sono arrivati secondo me un po' più spompi, mentre per dire Arizona è stata in testa alla West Division della National League, ha battuto tante altre squadre, avevano comunque qualcosa da dire. Hanno vinto 2-0 in trasferta, bravissimi, ma insomma, altro che bravissimi, ma ne riparliamo. Ci sta, cioè, Ciao Fede, intanto per tutto questo. approvo tutto. Puma, dai, dici la tua su queste due serie. Queste sono state un po' più interessanti. Allora, diciamo che appunto comincio anch'io da quella più semplice, Phillies contro i Marlins, un'altra di quelle squadre che è stato abbastanza su un binario e basta, nel senso che anche i Marlins hanno fatto complessivamente due runs in entrambe le partite, un po' la stessa scia dei Blue Jays e i Rays, mentre l'altra partita è stata un attimino più interessante perché i Brewers sono stati effettivamente una squadra forte, tutto sommato, per quanto poi si sia concluso comunque con uno sweep a favore dei Diamondbacks, però i Brewers hanno fatto diversi run. Sono ancora tuttora sopra i Diamondbacks in quanto riguarda l'OPS, nonostante siano stati eliminati la Wild Card Series, quindi sono stati comunque un avversario tosto. Andati giù comunque in due partite che sono state un attimino più carine, però abbiamo già visto qua gli Arizona Diamondbacks, come dire, quello che li distingue, nel senso che non c'è il giocatore che traina tutta la squadra, ma è veramente un teamwork di tutti. A livello di battitori non c'è stato uno che si è distinto, soprattutto magari Corbin Carroll, d'accordo, però ecco, è stato veramente un giocare veramente tutti insieme, una squadra che ha funzionato da tutti i lati e hanno fatto veramente bene. Hanno fatto veramente bene. Qua sarà l'inizio della hit streak di Ketel Marte e tante altre cose. Per quanto comunque i Diamondbacks, e lo vedremo poi anche più tardi, e magari anche alla fine quando ne discuteremo, statisticamente sono la squadra più debole delle quattro della Championship Series. A livello di home runs, a livello di valida, a livello di qualsiasi statistica, sono quarti, quinti, sesti. Sulla carta erano e rimangono la squadra più debole, ma effettivamente poi comunque sono qualificati alla World Series, quindi una Chissà, cosina. chissà cosa Chissà. succede, chissà cosa succede. Infatti. Vai, Teone, dimmi tutto. Mister Berman, vai. Allora, sì. Per quanto riguarda la serie tra Phillies e Marlins, cioè, sì, poco da dire. I Marlins hanno fatto quello che dovevano fare, cioè uscire. Non hanno Vero, ma neanche vinto giusto. una gara, però rispetto ai Phillies non c'era quasi storia. E ovviamente sappiamo, i Phillies hanno giocato un'ottima regular season dalla seconda parte in poi, e poi, come al solito, in post-season aumentano. Poi, per quanto riguarda i Marlins, c'era poco da dire. Poi, con anche Sandy Alcantara, poi è sempre un pitcher, c'è una rotazione lunga, però con anche Sandy Alcantara infortunato non c'era quasi nessuna speranza. L'altra serie è stata molto più interessante. In tutte e due le partite, se non ricordo male, Milwaukee era passata in vantaggio e tutte e due le volte Arizona è riuscita a rimontare. Sì. Quindi, come ha fatto poi Sì. anche in gara 7 con i Phillies, poi con i Phillies poi ne parleremo dopo. E Esatto. Tieniti il quindi bello per Arizona dopo. quindi Arizona è una squadra che è una proprio di quelle squadre che, come si dice in gergo, non muore mai. Poi sì, sulla carta non è forte come le altre, magari non è forte come Texas, magari non era forte come Philadelphia, però ha alzato il livello di gioco e soprattutto non è mai morta. È stato proprio quello il punto di forza della squadra di Lovullo. Quindi assolutamente una piena, come se rimaniamo al wild card, una piena anche per Philadelphia. Miami sì, possiamo dargli un B, e Milwaukee mi aspettavo qualcosa di più, onestamente. Mi aspettavo passassero. Quindi Milwaukee purtroppo una F. Qua Ah, così proprio. sono abbastanza cattivo, ma no, io Severo. non ho nulla contro Milwaukee, nulla contro i Brewers assolutamente, però dovevano assolutamente passare. Poi adesso Arizona è arrivata alle World Series, quindi però No, mi tanti Brewers non se li caga lego. nessuno. No, mi lego anch'io. Pensavo che Milwaukee riuscisse a passare contro Arizona, però Arizona, come avete detto, è una squadra che comunque ci crede fino in fondo, non muore mai. Quante volte sono andati sotto, eppure poi hanno sempre recuperato.
Esatto, probabilmente sono la squadra meno forte di queste World Series, o comunque anche in generale forse dei playoff addirittura, togliendo magari Miami, quelle che sono uscite subito. E, diciamo delle 8 rimaste, secondo me erano la più debole. Però comunque Corbin Carroll, Ketel Marte, comunque Gallen che fa sempre dei partitoni della Madonna, e rimangono a galla, sono molto squadra, li ho visti molto squadra. E per cui io un eurino su di loro ce lo butto alle World Series e vediamo dopo, vediamo poi cosa faranno, anche se probabilmente partono svantaggiati. E sì, Milwaukee male, anch'io non so se F, però magari una D sì, perché comunque partivano anche da favoriti, poi loro hanno fatto comunque una stagione di tutto rispetto e quindi uscire così magari al primo turno 2-0 senza neanche vincere una partita, la vedo un po' come un fallimento per la stagione di Milwaukee. Mentre nell'altra serie i Marlins appunto sono usciti subito, c'è poco da dire. Qua Philadelphia ha vinto 2-0, un plauso comunque glielo faccio a Philadelphia perché non so se vi ricordate, ma inizio stagione sono partiti non male, ma malissimo. E quindi risorgere così, arrivare fino a dove sono arrivati in questo modo, lo vedo come un grandissimo traguardo per Filadelfia. E quindi direi che una, rimanendo alle wild card, se la meritano tutta. Adesso però passiamo al succo del discorso, perché adesso iniziano i Grazie. playoff quelli veri. Adesso ci scanniamo di brutto. Ci Però scanniamo quelli di veri è brutto. molto divertente. Ci scanniamo di brutto. Io direi di partire dalle Division Series dell'American League. Come sempre parte il nostro Matthew e Twins contro Astros e Rangers contro Orioles. A E proposito, qua. parentesi, Fede ha ragione quando dice che la forza di Arizona è il bullpen, ma poi ne È parliamo. vero? E Esatto. per Carlo sulle Championship Series ci arriviamo dopo, lì ci scanniamo davvero. Allora, incredibile ma vero, ho beccato al millesimo Astros Twins, diciamolo subito, perché ho detto che avrebbe vinto Houston in 4 ed ha vinto effettivamente Houston in 4, perché insomma, Houston ha sempre fatto la Houston, no? Cioè, ha sonnecchiato nel gironcino della divisione, è arrivata ai playoff vincendo quello che doveva vincere e poi ai playoff ha fatto quello che doveva fare. Cioè, guardate per esempio la trasformazione di Christian Javier, il lanciatore partente dominicano, che in stagione regolare ha fatto ridere, arriva nei playoff, diventa un mostro e infatti, insomma, si è visto poi nella prima partita, in particolare a Houston. Mi ha fatto piacere vedere Correa fare valida e decidere la partita di gara 2 da solo contro la sua ex squadra, quella è una roba che mi ha fatto piacere in realtà. Il magico Però mondo del baseball ripeto, qua. esatto, però ripeto, è finita come doveva finire, quindi cioè, se dovessi dare dei voti do A a entrambe per due motivi diversi, perché Houston ha fatto Houston, quindi è A d'ufficio, e Minnesota ha sorpreso perché ha passato un primo turno che secondo me non doveva passare, e comunque si è difesa con Houston, anche la gara 4 che è stata decisiva l'hanno persa 3-2, non è che l'hanno persa 10-0. Royce Lewis ha continuato a fare Royce Lewis, ha fatto fuori campo pure il canadese Edouard Julien, è mancato un po' il monte di lancio, ma ripeto, Minnesota non è che fosse sta squadrona incredibile, no? Cioè, era molto, molto più interessante la seconda serie, secondo me, che appunto vedeva impegnati i Texas Rangers contro i Baltimore Orioles. Ora, nel video Rip che per avevo fatto, Christian. al di là del Rip per Christian, ora, in realtà io avevo detto nel video di commento che ho fatto sul mio canale alle Division Series che Texas comunque sarebbe passata lo stesso, non in tre, gli avrei detto in cinque piuttosto, perché Baltimore ha fatto una stagione pazzesca, incredibile, e solo per quello andrebbe lodata. Texas comunque arrivava col tiracuro del turno prima e della regular season persa, con una wild card vinta, sweepando Tampa Bay, che comunque è una bestia da playoff, certo non mi aspettavo che li prendessero a pallate, perché purtroppo è stato praticamente così per due partite su tre. Ecco, poi dopo Christian, che ha seguito meglio il discorso, potrà confermare. E diciamo che nella serie Baltimore-Texas i Rangers hanno messo ancora quel puntellamento in più, per poi fare quello che hanno fatto dopo. Perché la vera impresa non è Baltimore, con tutto il rispetto, è quello che poi,
arriverà dopo. Apro parentesi sul commento dell'utente che diceva levate il titolo del 17, Non è vabbè, facile. è una discussione molto lunga perché comunque i segnali li hanno rubati non solo loro, perché poi fecero inchieste anche su altre squadre, li multarono anche prima dei segnali rubati di Houston, è un po' un casino, un bordello. Cioè, se levi allora il titolo di 17 di Houston, metti con l'asterisco quello dei Dodgers del 2020, per me contano entrambi, poi dopo li hanno sanzionati dopo, quindi Un cioè, bel hanno già tema, fatto magari poi le due. ne parleremo più Sì, avanti. Faremo una diretta dedicata agli scandali e alle ci questioni, sto. perché questa è interessante. Va Adesso bene, dovremmo spunto così parlare in di Barry diretta. Bonds, dovremmo parlare di Joe Jackson, di Ma chiunque, cioè. poi magari facciamo una diretta in cui Pietrosa anche. Pietrosa, bravo. facciamo qualche Vediamo, excursus vediamo. su degli scandali del baseball. Poi magari ci Esatto. pensiamo. Comunque no, ripeto, i voti sono uguali, cioè, per ricapitolare i voti, ecco, poi concludo il discorso, cioè Minnesota gli diamo una B più perché comunque hanno fatto bene, Astros ad ufficio, Baltimore comunque meno di B non gli puoi dare meno di B perché cioè, gente che ti vince 101 partite ed esce in 3 partite, it's baseball, però non è che sono da F, sono una bella squadra e rimangono una bella squadra. Texas è A più. Mi accodo al tuo pensiero. Allora, io Christian lo lascerei per ultimo perché sono sicuro ha tantissime cose da dire su queste due serie. Quindi io passerei all'altro Matthew, dici tutto, perché poi sono curioso di sentire Christian. Allora, io come avevo anticipato l'altra volta, avevo dato tutto per i Baltimore Orioles. Mi dispiace, non era mia intenzione buffare niente, ma è andata così. No, ma per una ragione ben precisa. Da un anno e mezzo i Baltimore Orioles non venivano sweepati in una serie. Quindi, non solo per quello ho pensato, però ho detto sarà molto difficile per i Rangers, ma la pausa per le squadre, sia per Houston che per Baltimore, di non giocare in quella settimana o comunque in quei 3-4 giorni di wild card, dopo che sei abituato da marzo a giocare praticamente tutti i giorni, magari può spezzare un po' il ritmo, può dare un po' fastidio. Infatti, sono arrivate le World Series, due squadre che hanno fatto le wild card, quindi diciamo, sono state molto più, diciamo, non fluide. Sì, hanno giocato praticamente sempre, tranne. Invece quelle che hanno vinto si sono fermate anche Atlanta e anche Los Angeles hanno avuto questi tra virgolette svantaggi. E finita questa premessa, sì, Texas ha letteralmente, non dico dominato, ma quasi, soprattutto gara 2, gara 3. Gara 1 è stata quella un pochino più equilibrata, ma con Jordan Montgomery così, con un Nathan Eovaldi così, Baltimore come prima, Tampa Bay hanno avuto poche chance. Dall'altra parte, Minnesota partiva sicuramente sfavorita, però comunque una partita è riuscita a vincerla e ha dato comunque fastidio in gara 4 a Houston. Houston, che come ben sappiamo è una squadra molto forte e quando arriva ottobre alzano il livello di gioco paurosamente. Anche come detto prima, Javier, gli stessi lanciatori, ma chiunque, inizia a giocare Jordan Álvarez, soprattutto, che diventa un mostro. E ha iniziato a giocare anche Carlos Correa, ma solo per la seconda e la terza partita. Poi, comunque, si è visto poco. Ha fatto in tempo a battere il record da David Ortiz e Derek Jeter. E poi, niente, quella è stata. Però, comunque, Minnesota un'ottima post-season. Hanno beccato Houston. Quindi, ricapitolando i voti, io do a Baltimore una B. Tra la C e la B, perché potevano non essere sweepati, però per la stagione che hanno fatto non posso dare meno. A Texas rimane A più, e Houston anche dopo le Championship Series do A, e anche Minnesota una bella B perché hanno anche loro giocato molto bene. Bene, bene. Allora, io sono curiosissimo di sentire il nostro Puma. Vai, Chris, Allora, sfogati. È giunto il momento. inizio con gli Astros e i Twins, in realtà aggiungendo veramente poco perché il grosso l'hanno già detto gli altri due. Cosa dire? È una squadra offensivamente che fa veramente paura da un punto di vista offensivo. Nonostante sia stata adesso eliminata, chiude comunque la postseason attualmente con i numeri migliori. C'è stata poco storia contro i Twins sostanzialmente. È stato bello guardare Correa punire i suoi ex compagni, però ecco, il gioco è finito lì. Era chiaro che passassero gli Astros.
Per quanto riguarda gli Orioles e i Rangers, da dove cominciare? Allora, sweep Il e momento che sweep tutti e aspettavamo. sweep. Sì, immagino, io soprattutto. Allora, lo sweep c'è stato e su quello non si può discutere. Sono stati sconfitti in 3 partite e questo è triste. Ma c'è comunque una cosa da dire, che i Baltimore Orioles sono l'unica squadra che non ha subito uno shutout da parte dei Rangers, cosa che invece rifileranno agli Astros nella serie successiva. Gli Orioles no. E comunque, da un punto di vista offensivo, anche dai risultati, come sono finite le partite, non è che puoi recriminare chissà cosa agli Orioles, salvo l'ultima partita che è stata abbastanza tremenda. Ma le altre due, diciamo, c'erano i presupposti anche per fare qualcosina di più. Hanno comunque, anche la seconda, dove ne hanno subite 11, ne hanno comunque fatti 8 di punti, nel Ne hanno fatto senso, 8, sì. È stata non fosse tirata. stato quel tremendo Grand Slam di Mitch Garver, sarebbe stata abbastanza tirata, sì. Diciamo che ci sono stati dei problemi dal punto di vista gestionale, sono state fatte delle decisioni che io personalmente non avrei fatto, però io d'altra parte faccio video per YouTube e chi sono io per dire qualcosa. Però ecco, mettere Jacob Webb in una situazione di basi cariche dopo che la giornata prima ha subito un fuoricampo al suo primissimo, secondo lancio, qualcosa del genere, non mi è sembrata una grandissima idea. Infatti, cioè, quel Grand Slam si vedeva arrivare da 1 chilometro. Appena è entrato Jacob Webb, lo si sapeva che sarebbe successo. Grayson Rodriguez, grande prospetto, incredibile, lanciatore, starter, giovane promessa, fatto veramente cagare e non veniva sostituito. L'hanno lasciato lì ad affossare gli Orioles in un inning, che ha fatto veramente, è stato il motivo per cui è andata giù quella partita. E poi l'altra mancanza, secondo me, è stata mettere Dean Kramer nell'ultima partita. Cioè, l'ultima partita decisiva, mi vai a mettere un partente che attualmente a livello psicologico, a livello mentale, ha altri problemi, perché appunto ha i genitori in Israele, dove c'è tutta questa situazione che c'è attualmente, ed è chiaro che non hai la testa, non hai la concentrazione al 100% per gestire una partita di tale importanza. Stai a casa, senti i tuoi genitori per telefono, stai tranquillo, fai giocare qualcun altro. Lui se l'è sentita e ha preso 5 pappette in 2 o 3 inning, qualcosa del genere. Secondo me, se fossero state applicate altre scelte, fatte altre cose, gli Orioles magari non venivano sweepati, ne vincevano magari una, ma non passavano lo stesso. Però così è stata un'uscita di scena abbastanza bruttina, visto e considerando come è andata la regular season. Ecco, quello è stato. Mi ha un po' rattristito, oltre ad aver visto praticamente tutte le partite dal vivo, e quindi è sempre brutto. Ecco, sì. Però niente, sì, cioè, Si va rimangono i avanti. presupposti. Sì, si va avanti, e comunque, sai, non è come per altre squadre che o è quest'anno o basta. Questo è il primo anno buono di quello che si spera, altri 3, 4, 5 anni buoni dei Baltimore Orioles, che sono una squadra giovane, hanno dei ottimi giocatori giovani e quindi possono sperare di far bene anche nelle prossime stagioni. Speriamo di non rimpiangere questa postseason nei prossimi anni, ecco. No, ma infatti. Ecco, il mio discorso parte proprio da questo, nel senso che cioè, non è un anno, questo non era per gli Orioles un anno in cui o vinci o vinci. Esatto. Secondo me questo anzi è un anno che è servito per fare esperienza per i prossimi anni, perché secondo me a livello anche di minors, di affiliati e così, hanno uno dei roster migliori in prospettiva, quindi secondo me gli Orioles da qua possono solo che crescere. Poi, ovvio, rimane il rammarico di aver perso comunque 3-0 perché cioè, è uno sweep abbastanza Lo è. pesante. Poi anch'io non ho capito queste scelte manageriali un po' particolari. Non so, Webbing che subisce il grande slam che si vendeva lontano da 1 chilometro, oppure Kramer che con i genitori in Israele che aveva la testa da tutt'altra parte. Quindi non ho capito molto bene queste scelte. Gunnar Henderson ha provato a tenere a galla un po' la squadra, però. Un giocatore solo Sì. poteva effettivamente fare poco. Quindi io, vabbè, i Rangers ridò a più, cioè, do a più per la serie in particolare. Agli Orioles do C d'ufficio, perché secondo me non è questo il banco di prova, non è questo il banco di prova su cui dovevano puntare. Secondo me sarà l'anno prossimo e anche l'anno dopo ancora. Esatto. E, mentre per l'altra serie. Astros in 3, in 4, scusate, e ne hanno vinte 3, io me l'aspettavo. Bello il fatto di Correa che col dente avvelenato vince praticamente da solo gara 2, però anche lì
Se non hai del supporto da parte dei compagni di squadra, è difficile che tu vada da qualche parte. E quindi Astros in 4 direi più che meritato. Però ai Twins anche loro do una bella A piena perché secondo me non dovevano essere lì. Quindi già il fatto di essere arrivati comunque alle Division Series contro la squadra probabilmente più forte che c'è. O comunque la seconda, la terza più forte che c'è al momento in MLB, è tanta roba. Hanno anche vinto una partita, bravi loro. Quindi una. Mentre gli Astros, anche loro do un'A di ufficio perché 3-1, ottima serie. E poi però è successo quel che è successo, ci arriviamo dopo. Quindi direi una bella A. Adesso passerei, ahimè, purtroppo, alle Division Series della National League, e qua io parlo per ultimo perché ne ho da dire. ci sta, D-backs contro Dodgers, bello sweep 3-0 per i D-backs, e Philadelphia contro Atlanta, questa è stata una serie pazzesca, 3-1. Dottor Thorgard, a lei, prego. e qua iniziamo con gli attimi di gioia, nel senso che allora non me ne volere, Andre, No, però tranquillo. dobbiamo citare un qualcosa che ho detto nell'ultima diretta che purtroppo è andata persa, ma per chi c'era, e qualcuno secondo me degli utenti che ci sta ascoltando c'era, ho Lo sanno, lo sanno. detto che dallo scontro Milwaukee contro Arizona poteva uscire la squadra del destino 2023. Ora, dicesi squadra del destino, quella formazione che non gli dai un centesimo ma neanche dipinto, che però magari con le carte giuste, con tutte le combinazioni varie, può fare quello che ha fatto Philadelphia lo scorso anno, no? Cioè, fare la cavalcata. Ecco, la testa diceva Dodgers per una serie di motivi, payroll, piuttosto che parco lanciatori, attacco e quant'altro. È anche vero Record, però che, record. record, ok, è anche vero però una cosa, che i Dodgers non erano quelli veri, cioè erano quelli che rimanevano, perché il reparto infermeria dei Dodgers, insomma, faceva abbastanza paura. Però Aggiungiamo il c'erano, fatto eh. che in gara 1 il braccio sinistro di Dio fa schifo e mi dispiace perché io adoro Clayton Kershaw, e faceva un po' male. E dall'altra parte i D-backs che sono arrivati con un settembre clamoroso, con un primo turno dove hanno avuto ragione di Milwaukee, squadra non trascurabile. E hanno fatto gli Arizona Diamondbacks, cioè magari non con i colpi incredibili fuori campo, ma con dei giochi particolari, con la corsa sulle basi, con una serie di archibugi che hanno avuto la meglio di quello che rimaneva dei Dodgers. Quindi, cioè, se abbiamo dato A per quanto riguarda la prima serie, ad Arizona va dato A più per la seconda. I Dodgers, gli do una C d'ufficio, un po' perché non avevano nessuno. Però hanno deluso, Potevo andare io a cioè, giocare volendo. cioè la frase che hai detto tu in privato, che una delle poche certezze della vita, oltre le tasse, la morte e il gelo che fanno Esatto. ridere a ottobre, è purtroppo vero, perché togli il titolo con l'asterisco, che per me non è con l'asterisco, del 2020, cioè arrivano sempre lì, sempre lì, sempre lì, oppure c'è una semifinale persa, una finale persa, eccetera, eccetera. Poi, la serie dell'anno, cioè Philadelphia Atlanta. Okay. Che Io roba, speravo finisse alla che quinta, cioè roba. è finita alla quarta, ma perché Philadelphia, cioè, si è ricordata dell'anno scorso e li ha purgati ancora. Cioè, incredibile. Philadelphia, quando vede Atlanta, si trasforma, diventa una bestia Sì. e fanno veramente cioè, hanno fatto veramente quello che hanno voluto. Cioè, e devono maledire Michael Harris II, che in gara 2 all'ultimo inning fa una presa di Cristo e la gara finisce con quel doppio gioco che Matteo, che mi ha messo in loop per 84 volte nella sua pagina, anche prima di andare a dormire, probabilmente. Non lo so, dovremmo parlare tipo 5 minuti solo della serie Atlanta-Philadelphia. È una serie da S più con le stelline, ha vinto Philadelphia meritatamente, tra l'altro, perché poi gli Atlanta Braves hanno steccato quel monte di lancio, cioè Spencer Strider, un altro giocatore rispetto alla regular season in negativo, per citarne uno. Quindi ti dico, è una serie bellissima, diamo S a Philadelphia, però Atlanta la boccio. Non ti dico F, gli diamo D, perché secondo me Atlanta doveva poteva passare. Magari in 5, ma doveva passare.
perché sulla carta è molto più forte di Philadelphia. Vedi il record che hanno fatto, cioè con una squadra che ha Matt Olson, 52 fuori campo, Ronald Acuña, Ozzie Albies, Austin Riley, eccetera, eccetera, non puoi fare una figura del genere contro questa Philadelphia, che per carità è fortissima, ma è inferiore sulla carta rispetto ai Braves. Però sappiamo che nel baseball la carta conta poco. È vero, l'abbiamo scoperto in queste due serie. Sono passate le due underdog, se così si possono definire. Sì. Vai, Puma, D-backs di cui porti il cappello contro i malcapitati Dodgers e Philadelphia contro Atlanta. Dimmi tutto. Allora, come hai detto tu, sono passati due underdogs perché sia i Dodgers che i Braves sono quelli che hanno concluso almeno la National League con i record migliori, offensivamente i più forti, i più temuti, quello che vuoi, e entrambi hanno steccato. Più grave sicuramente lo sweep rifilato ai Dodgers, che durante questa postseason sono stati veramente assenti. Hanno Pessimi, schiantato 200, pessimi. sì, ma tranquillamente hanno schiantato 250 più fuori campo durante la regular season, e durante queste tre partite ne hanno fatto uno. JD Martinez, neanche questo grande giocatore dei Dodgers, è arrivato appena quest'anno, è stato lui. E per il resto c'è stato veramente niente. Ma il grosso problema dei Dodgers in questa serie sono stati i partenti. Non ce n'è stato uno che ha fatto bene. Inizialmente Clayton Kershaw, appunto, la mano sinistra di Dio, ha fatto veramente cagare a spruzzo. E la partita successiva siamo andati a mettere il rookie Bobby Miller, che ha iniziato la stagione nelle leghe minori. Ci vuole comunque fiducia per affidare una certa responsabilità a un personaggio del genere. Ecco. E poi alla fine arriva Lance Lynn, grande veterano, big lanciatore. Anche lui ha steccato come pochi altri. Credo che ha concesso quattro fuoricampi in un inning, In un o inning, sì, cinque, quattro sono mi pare stati. Storia, di sì. peraltro. Sì. È stato veramente imbarazzante. Imbarazzante, peraltro io simpatizzo i Dodgers, sono la mia squadra preferita della National League, e quindi vedere troncate le mie due preferite nella Division Series, entrambi con uno sweep, è stato abbastanza triste. Ecco. Dall'altra parte, invece, sicuramente la serie più bella della Division Series, quella tra i Phillies e i Braves, è stata una serie veramente spettacolare. È stato incredibile il rimontone che hanno fatto i Braves in gara 2, quella home run di Austin Riley, e poi il doppio gioco iniziato da come cazzo si chiama? Michael Harris secondo. Harris, e chiuso poi di nuovo da Austin Riley. Insomma, quella là è stata veramente una delle partite più belle di tutta la postseason attualmente. E che dire, i Phillies sono stati veramente un powerhouse, hanno distrutto quello che durante tutta la regular season sono stati powerhouse, ovvero i Braves. E una line-up veramente inesistente, spenta, stanca, svogliata, e si sono fatti veramente bullizzare dai Phillies, che fino a questo punto colpiscono un totale di 13 fuori campo, come anche peraltro i Diamondbacks. La cosa che a me è piaciuta particolarmente tanto sono stati i fuoricampo di Nick Castellanos. Anche lui entra nella storia per aver colpito due fuoricampo in due partite consecutive, però è stato quando, dopo ogni fuoricampo, viene ripresa la reazione di suo figlio, sempre così incredulo, così emozionato. Io l'ho trovato una cosa bellissima, Che veramente poi fosse bellissima. Tutti i scarso fuoricampi, Castellanos, tra non è, l'altro. direi che non è proprio l'ultimo degli scarsi. Assolutamente no, si distinguerà anche da un punto di vista difensivo nella serie successiva. Bello, bello, veramente la serie emblematica di questa postseason, assolutamente. No, se dovessi scegliere una serie copertina, a parte le ultime due, sceglierei Sì. sicuramente questa. Sono curioso di sentire cosa c'ha da dire il nostro tifoso di Red Sox. Dai, dimmi tutto, Teo. No, adesso sarò buono con i Dodgers perché ormai mi fanno quasi pena dall'inizio ottobre. E niente. Nonostante continuino a prendere giocatori ex Red Sox, non vanno. Dopo Muto Beh, Bell, l'unico fuoricampo l'ha fatto un ex Red me la Sox. devo sorbire, ragazzi, mi dispiace. JD. No, È però allora giusto. io devo essere sincero, uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, di sempre, Clayton Kershaw, che ha iniziato gara 1 senza eliminati 6 valide e 6 punti concessi. Io dico Clayton Kershaw in regular season è Clayton Kershaw, cioè un futuro Hall of Famer, e in postseason diventa me, cioè come se io andassi a lanciare. Ed Secondo è me avresti veramente un fatto peccato meglio. perché Avresti fatto forse meglio. avrei fatto qualcosina di meglio, sì. Ma non è la prima volta, perché anche
anche le scorse volte ha avuto le scorse post-season ha sempre, come dicono gli americani, cioccato, e quindi lì da quella partita lì, poi dopo i Dodgers non si sono più ripresi. Ed è un peccato per te, Andre. Mi dispiace. Io non... Ovvio, tutti simpatizzavano un po' per Arizona, giustamente, come dici tu, Matte, la squadra del destino, sì, senza dubbio. Quei quattro fuori campo in un solo inning, la storia. Quindi, sì, assolutamente, se vogliamo dare un voto ad Arizona, a più. Ai Dodgers non voglio dare neanche un voto troppo cattivo, perché comunque la loro regular season la fanno sempre, è sempre ottima per la squadra che hanno. È solo che a ottobre poi dopo cioccano malamente. No, dopo L'altra arrivo invece è io, stata... che arrivo con la Sì, scure, non vi sì, preoccupate, che ci sì. penso io. L'altra invece è stata proprio una serie da cinema, diciamo che è stato un po' l'antipasto, un bel antipasto delle Championship Series che abbiamo avuto dopo, con... Soprattutto gara 2 è stata clamorosa. Dopo che gara 1 Philadelphia era riuscita a tenere a zero i Braves, che per tutta la stagione, in regular season, non avevano mai perso una gara senza fare punti, hanno perso 3-0 gara 1. Poi gara 2, sì, il doppio gioco, la presa di Harris e la giocata clamorosa che non gli hanno dato neanche abbastanza credito perché aveva fatto l'home run prima. Ma Austin Riley ha fatto una roba clamorosa per l'eliminazione di Harper. Ha notato subito il lancio di Harris per poi tirare in prima verso Olson. E poi Philadelphia, come l'anno scorso, poi è una serie che ripartiva da quella dell'anno scorso, ha messo il turbo in gara 3, ha dominato e poi dopo in gara 4 l'ha chiusa. Quindi Philadelphia, se prima era, come ha detto prima Matt, se prima è diventata la più, visto che con i Marlins ha fatto il lavoro in ufficio, con i Braves, che erano i Braves che hanno battuto record su record in regular season, veramente chapeau. Per i Braves non posso dare un voto troppo basso, perché comunque hanno fatto una stagione clamorosa, però l'uscita alle Division Series è un po' troppo precoce, quindi non vado oltre la C per i Braves e niente. Questo è tutto. Ora Allora, sono curioso di sentire te sui Dodgers. adesso ci divertiamo. Io non sono Allora, stato troppo cattivo, dai. no, 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 infatti, Non no, ti ho colpito troppo. Los Angeles, io sono tifoso Dodgers, appunto, per chi non lo sapesse, anche se il cappellino dice altro. No, cioè, per me no, grazie, ma no grazie. Cioè, io in privato nel nostro gruppo ho scritto un messaggio qualche giorno fa e ho detto, tre cose sono certe nella vita. Una è la morte, l'altra sono le tasse e la terza sono i Dodgers che fanno schifo ad ottobre. E essere un tifoso Dodgers è questo. E abbiamo vinto nel 2020 con l'asterisco e tanti non ce lo considerano. Poi comunque a livello di fanbase siamo tipo più odiati di tutti, a pari merito forse con Houston. Yankees, Vedi, appunto. Gli Yankees e anche. anche gli Yankees, sì, comunque siamo tra le franchigie più odiate. E vabbè, Clayton Kershaw. Cosa gli vuoi dire? Cioè, è un first ballot Hall of Famer. Cioè, questo qua entra in Hall of Fame il giorno dopo che si ritira, praticamente. Non gli puoi dire neanche niente. Bobby Miller, guarda, meglio che non dico niente, se no mi bannano. Lance Lynn, meglio che non dico niente, se no mi bannano. Parte 2, no, io non dico niente. Ma poi non c'era L'anno molto altro, prossimo, perché Urias ha menato la moglie, anche lui, a esatto, casa. Urias è a casa. Urias finisce nella prison FC, come direbbero nel Certo che i calcio. Dodgers tra Bauer e Urias, bene, Sì, li prendiamo tutti noi, guarda, li prendiamo tutti noi. Bauer Cioè, poi appunto, sta ancora un... dominando in Giappone, ho visto. Sì, vabbè, Sta lasciamo prendendo perdere. fuori campo su fuori campo. Ma cosa gliene frega? Gli danno i miliardi, cosa gliene frega? Basta che se li Fede, prende. rispondiamo Ci dopo alla arriviamo, domanda tra chi sì. vince. Arriviamo, Dopo arriviamo. arriviamo alla fine della diretta, comunque, sui pronostici. Come si fa ad odiare i Dodgers? È Chiedilo ai così. Giants, sì. Chiedilo agli altri, Come che fai ad odiare so la io. squadra di Jackie Robinson, anche se era Brooklyn? No, vabbè, comunque, a parte gli scherzi e tutto il resto, adesso usciti i Dodgers, io ho simpatizzato palesemente per Arizona e gliel'ho anche detto ai tre con me qua presenti, perché...
Secondo me hanno fatto un capolavoro, vincere 3-0 contro i Dodgers dopo la stagione regolare che hanno fatto, tenendoli a un fuoricampo su tre partite, secondo me è un capolavoro. Quindi per me ha più proprio essere stelline, 5 stelle, San Montana, quello che volete, per la serie. E anche l'altra serie direi che ci siamo divertiti, vabbè, quel doppio gioco è qualcosa di allucinante. E quindi Michael Harris è assolutamente Defensive Player of the Year, come direbbero in NBA. E comunque i Phillies, appunto, ogni volta che vedono Atlanta si incarogniscono, diventano, non so, gli Yankees degli anni 30, le vincono tutte praticamente, sono veramente delle bestie. E hanno sovvertito il pronostico, perché penso che tutti erano d'accordo sul vedere Atlanta alle World Series o comunque almeno alle Championship Series, e invece no, sono usciti alla division e le hanno prese mica da ridere, quindi 3-1. Io do S a Philadelphia assolutamente, e ad Atlanta io darei una C, perché comunque una se la sono portata a casa, però io me li aspettavo più avanti, perlomeno alle Championship Series. Poi vabbè, lì te la giochi e ok, però per me è C. Ecco, adesso siamo arrivati. Andiamo sempre meglio con due serie bruttine, direi. Abbiamo, Schifose. sì, proprio imbarazzanti. No, sono due serie che secondo me sono già nella storia, perché sono state due serie clamorose. Da una parte il derby del Texas in American League, quindi Houston Astros contro Texas Rangers, e dall'altra parte in National League abbiamo avuto D-backs contro Philadelphia Phillies. Qua ci divertiamo. Dottor Thorgard, prego, a lei. E qua star dentro i 4 minuti è dura, No. Vai, perché qua è libero, ok. libero, tempo libero. Allora, diciamo che se Philadelphia-Atlanta è stata la serie dell'anno, queste due sono state la serie della decade, perché siamo nel Direi. 2023, io faccio fatica a trovare delle serie più belle di questa anche nei futuri playoff. Perché, allora, a parte che Houston, diciamo che poveraccia, è vittima anche della stessa cosa che è capitata nel 2019, cioè ha perso una serie vincendo sempre in trasferta, cosa clamorosa. Però, insomma, il derby texano era una partita da sette partite, ecco. Lo è stato, Quindi, direi. contento di averci preso, incredibile. Questa è una roba pazzesca. C'è un commento sulla pagina di Matte che può testimoniarlo, tra l'altro. Che dire, c'era la sfida tra i due grandi manager ultra veterani, no? Perché adesso non so se magari qualcuno si ricorda chi allena i Texas Rangers, perché non l'abbiamo mai detto nelle dirette precedenti, ma è un nome che qualcosina avrebbe fatto nella storia del gioco. Non so se a qualcuno di voi viene in mente, tale Bruce Bochy, Boci, sì. no? Giusto Quello che avrebbe vinto i tre titoli negli anni tre pari con i anelli. Giants, ecco, no? Quindi qualcosina ha fatto il ragazzo. Me lo Poi cosa ricordo bene. dire? Sì. Houston, diciamo che, insomma, l'ha persa quando Garcia è stato colpito apposta da Brian Abreu. L'ho detto nel video che ho fatto uscire peraltro 2 ore fa. Cioè, già Garcia era vagamente ispirato. Da quando l'hanno colpito, peraltro Abreu penso l'abbiano squalificato per 2 partite, adesso correggetemi se Sì, giusto, sbaglio. giusto. Ok? Confermo. Da lì in gara 6 e in gara 7 Garcia ha trascinato da solo i Texas Rangers, che già sono forti di loro perché hanno investito molto bene, e ha fatto veramente quello che voleva, fuori campo, doppi, grandi slam in gara 6 per mandarla alla settima, cioè incredibile. Infatti l'hanno premiato come MVP delle Championship dell'American League, giustamente. E soprattutto poi Texas ci ha aggiunto quel monte di lancio che Houston non ha avuto, perché Verlander ha fatto quello che faceva i Mets, cioè cagare, e soprattutto ha deluso molto Framber Valdez, no? Framber Valdez, noi ce lo ricordiamo che è un animale da playoff, dire che ha sottoperformato è essere buoni, diciamo così. Infatti probabilmente la più grande delusione della serie è Valdez, perché poi l'attacco di Houston ha fatto Houston, cioè fuori campo di Altuve, di Abreu, Jordan Alvarez, che quando vede ottobre, cioè, fa quello che ne ha voglia, cioè è mancato il monte di lancio. Michael Jordan Alvarez. Esatto, ma ha Direi che è fatto appropriato Your quell'arrivo. Daddy. Ha fatto il bello e il cattivo tempo, però è una serie bellissima, ecco, quindi diciamo che
Houston gli diamo una B perché secondo me poteva vincerla e si è scavata la fossa da sola. Do però una S a Dusty Baker che si è ufficialmente ritirato, apro parentesi. Oh, un applauso comunque a Dusty Baker, Esatto, grandissimo, grandissimo perché coach. parliamo comunque di un manager che ha vinto 2200 partite in stagione, tre pennant, un titolo finalmente l'anno scorso, insomma, per la carriera che ha fatto è S stellinato. Bravo Fede, sì, Peña è involuto molto dallo scorso anno, sì, confermo, Confermo. Peña è l'ombra di se stesso. Magari era un Texas fuoco di paglia. S perché comunque erano forti prima, sono forti anche adesso. Poi, calcolando che le squadre più o meno si detestano senza troppi complimenti, insomma, cioè andare a vincere a casa di Houston, te che sei di Dallas, non male. Però attenzione al monte di lancio di Texas, i partenti fanno paura. Dall'altra parte era una serie che praticamente è stata molto molto simile, nel senso che allora, le prime due partite ho detto, boh, dai, Philadelphia la vince. Quando ho visto gara 2 0-10 ho detto boh, perfetto, è finita con Schwarber che fa 5 fuori campo in 5 partite, succede di tutto e di più. E invece gli Arizona Diamondbacks non mollano mai, non mollano mai, non mollano mai e vincono. E il pivotal game è stato paradossalmente gara 4. Di solito i pivotal game sono le gare dispari e fai conto, quando Alec Thomas fa il fuori campo del pareggio in gara 4, lì insomma, hai visto come Arizona ha rimontato chiunque gli si parasse davanti. E lì è stato veramente decisivo. Peraltro Alec Thomas è entrato dalla panchina in quel caso. Poi dopo ti dico, anche lì, Arizona che va a vincere col monte di lancio senza Zach Gallen, che peraltro, come ha detto Matte, giustamente ha steccato non una ma due partite, perché l'idolissimo, ricordiamo che ha fatto cagare le due partite che ha lanciato. Si sono salvati con Merrill Kelly e con il rookie Brandon Fudd, che non ho idea di che partita abbia lanciato, una roba imbarazzante in senso buono, e l'hanno vinta poi di small game. Corbin Carroll con la corsa, Ketel Marte con le valide, fuori campo, pochi ma giusti. Peraltro Ketel Marte è diventato credo il giocatore con la più lunga striscia di valide in post-season, 16 partite, una 16, roba yes. allucinante. Quante partite ha giocato in post-season? Aspetta. 16? Beh, 16. Eh sì, non ha un mai fatto record da la poco, eh? post-season. Un record da poco. No, quindi Arizona, ragazzi, certificata squadra del destino, cioè lo era dal primo turno ed è arrivata fino in fondo. È solo che oh, cioè adesso non voglio tirare fuori le statistiche, questi sono andati una volta sola alle World Series e l'avrebbero vinta. Quindi, insomma, vediamo. Però bravi, cioè Arizona è S più con le stelline luminescenti sottolineate. Firmamento. Philadelphia gli puoi dare meno di B meno, meno di B più, toh. Cioè, perché comunque, ripeto, hanno pagato probabilmente le sottoperformance di Aaron Nola e Ranger Suarez, che comunque avevano fatto delle partite precedenti clamorose, mentre le altre due squadre, appunto, le ho già dette, quindi siamo a posto così. No, bello, bello, queste serie veramente clamorose. E Puma, vai, mano a te la palla, vai. Vai Eccomi. pure. Allora, inizierei anch'io dagli Astros e i Rangers. Mi attacco giusto al volo, visto che nella chat si scriveva: non dimentichiamoci Tucker, di poco evanescente nella serie. È stato completamente inesistente nella lineup, ma anche l'anello debole negli outfielder di Houston, perché ne ha catturata tipo una e tutti gli altri ha fatto veramente schifo, molto, molto francamente. Però è stata una delle serie, salvo appunto quella della Division Series tra i Phillies e i Braves, mie preferite della postseason. Sicuramente tra le due della Championship Series l'ho preferita. Non toglietemi, cioè nel senso non vogliatemene, però è stata veramente entusiasmante perché prima appunto i Rangers che inaspettatamente ne vincono due di fila, poi il rimontone degli Houston Astros che ne vincono tre di fila, ribaltano la situazione, è stato veramente bello e non me ne è mancato niente in questa serie. Abbiamo avuto la rissa con il bench clearing lì appunto sul hit by pitch tra Abreu e Garcia, abbiamo avuto il Grand Slam di Adolis Garcia. Abbiamo avuto veramente una partita ricca da un punto di vista offensivo, difensivo, di partenti, gente che fa schifo, gente che si riprende. Per esempio Max Scherzer, che è il primo
La prima partenza che ha fatto è stata veramente imbarazzante, la seconda si è salvata niente male, e poi tantissimi, tantissimi record, appunto Jordan Alvarez che ha schiantato tipo 6 fuori, ha avuto una media a un certo punto di un fuoricampo a partita nelle ultime 6 giocate. Jordan Alvarez che peraltro è l'unico giocatore che chiude con un OPS di 1400, cioè non ce n'è stato uno che si è avvicinato a 1000, e lui lo toppa di 400. È stato veramente impressionante. Da un punto di vista offensivo si sono davvero eguagliati, perché ci sono i mostri degli Astros, appunto Jordan Alvarez, Alex Bregman, José Altuve, che hanno fatto il loro, come al solito, ma anche da parte dei Rangers non sono mancati. Appunto Adolis Garcia, questo incredibile rookie, Evan Carter, che è fortissimo da un punto di vista offensivo, ancora più forte da un punto di vista difensivo, e poi il monte di lancio, cazzo, funziona veramente. C'è Jordan Montgomery, che è bravissimo a lanciare, ma anche come difensore se l'ha veramente cavata in più di un'occasione. C'è Nathan Eovaldi, un altro ex Red Sox, credo, che comunque ha performato veramente alla grande. Alla fine della fiera, comunque, veramente i Rangers l'hanno meritata, se la sono portati a casa egregiamente, è stata veramente anche un'evoluzione in crescendo da parte dei Rangers, in questo senso, che poi contro il Houston hanno dato tutto, ed è stata veramente una bellissima serie. D'altra parte, invece, Phillies di Vex, mi sentirei di dire che ha perso la squadra più forte anche durante la serie, proprio da un punto di vista. Qua devo un attimino riformulare il tutto. Da un punto di vista statistico, i Phillies sono stati decisamente più forti, hanno colpito più fuori campo, hanno fatto più valide, si sono veramente distinti maggiormente. Come scriveva qualcuno, i Diamondbacks ci hanno messo il cuore, e con il cuore questo li ha fatti veramente avanzare. Hanno fatto due comeback wins ad inizio serie, sono sempre lì un attimino dietro, subiscono, ma poi si rialzano, non si arrendono mai, come dicevi tu. Andrea, nonostante sono sotto, continuano a lottare, ci mettono il cuore e alla fine l'hanno portata a casa questa serie tra la riffa e la raffa. Che dire, appunto, senza questi grandi giocatori, salvo appunto magari appunto Corbin Carroll e Ketel Marte che ha fatto la hit streak di 16, eppure sono loro adesso che si contenderanno la Wild Card, sì, la World Series di quest'anno in maniera veramente inaspettata, perché ok, ci sta, si sono qualificati alla postseason, carini, però ecco, io non me l'aspettavo mai alla World Series, francamente. Ecco. Però bravi, bravi, cosa gli vuoi dire a questo punto? Che vadano fino in fondo, se lo meritano, ecco. No, sono d'accordo. Allora, per rispondere alla domanda di MLB The Show, almeno io ci gioco ogni tanto, però mi sa che sono più Puma e il Matthew che giocano più spesso, Ma credo. Non so guarda se... che Beh, posso più giusto Cristian, eh? Più Cristian, parentesi, io più a targhe Cristi. Io alterne. comunque ho avviato un campionato che inizierà a breve, quindi se vuoi ancora partecipare, entrare, lo dico anche agli altri partecipanti presenti del pubblico, siete benvenuti tutti, assolutamente. Sì. Io ci sono A dentro, fine se volete stagione. battermi facilmente, Belli, fate dire. i video post partita sono i più belli perché quelli dove si incazza, che tira le robe, fa morire. Bestemmi. Ah sì, No! ecco, bella serie, bella serie. Ah, volevo citare ancora Brandon Fudd, che è stato veramente uno dei miei lanciatori preferiti di tutta questa postseason, un rookie proveniente da casa Diamondbacks, che ha messo in ginocchio tutti, ha fatto una partenza con 9 strikeouts, credo nella serie precedente contro i Phillies, è stato fortissimo, un lanciatore con un certo futuro, ecco. Secondo me sarà bello, bello che rosio, secondo me è il futuro di Fad. Sì, Poi sì, c'è sì. Poi tutto da vedere. appunto magari può fare la fine di Grayson Rodriguez, chi lo sa. Piccola frecciatina. Ah, vabbè, Sì, giusta, giusta. simpatia. Dottor Berman, mi dica la sua, prego. Anche che dire che per colpa di queste 14 partite ho perso solo delle gran ore di sonno. Mi Vabbè, ne hanno. valsa la pena, Però credo ne guarda che valsa la belli pena articoli che hai assolutamente. scritto, scusa, cioè, hai fatto degli Bravo articoli della te. Madonna. Parliamoci Ma chiaro. sì, ma infatti li scrivevo a occhi mezzi chiusi perché era veramente. Gli hashtag ormai andavano da soli, praticamente. Da quella, mi ricordo, è stata mi sa gara 5, quella con il bench clearing tra Houston e Texas, che era iniziata alle 11. Vabbè, dai, all'1:30 magari finisce, alle 2:30 erano ancora lì che erano al nono inning, quindi facevo in tempo a guardare quella dopo. Vabbè, che dire, due serie clamorose, sì,
serie proprio del decennio, perché come abbiamo detto prima, dal 2020 non si giocava una gara 7, cioè nelle post-season 2021 e 2022 né alle Championship Series né alle World Series abbiamo avuto una gara 7, e ne abbiamo avute due nella stessa post-season, quindi uno spettacolo assoluto. I Texas Rangers che hanno vinto le prime due al Minute Maid Park di Houston e venivano già da 5 vittorie consecutive in post-season. Poi dopo Houston in gara 3 ha reagito ad Arlington e devo citare Martin Maldonado che è il catcher di Houston, penso uno dei peggiori battitori di tutta l'MLB, che ha fatto un singolo in gara 3 che poi è valso la vittoria. Poi è stato all'inizio della partita, ma è valso la vittoria. Quindi quello da poi Jordan Alvarez, avete già detto tutto voi, Jordan Alvarez, Altuve sono fenomeni. Vorrei spezzare una lancia in favore di Jeremy Peña, che Jeremy Peña l'anno scorso non se n'è mai parlato abbastanza, ha vinto anche l'MVP delle Championship Series, non Sì, solo quella delle certo. World Sì, Series. ah, è vero. Quest'anno non ha Vero. fatto quello del non, ha fatto, non è stato Jeremy Peña l'anno scorso, però difensivamente è sempre stata una È certezza, vero, eh. è vero. Difensivamente impeccabile come interbase. Tornando alla serie, hanno fatto esattamente quello che è successo alle World Series nel 2019, ovvero, come citava prima Matte, i Nationals che vanno a vincere quattro partite a Houston, hanno detto nessuno ci riuscirà mai, ci sono riusciti loro, nessuno riuscirà a ripeterlo, ci sono riusciti poi i Texas Rangers, poi se non ricordo male in gara 7 di quelle World Series c'era Scherzer come partente e anche in questa gara 7 c'era Scherzer come partente. Tutto torna, ho E visto, tutto torna. Visto. tutto torna. E Adolis Garcia assolutamente fenomenale. Quando c'è stato il bench clearing, Texas era ancora in vantaggio in gara 5, poi dopo c'è stato il fuoricampo da 3 di Altuve che ha ribaltato la serie sul 3-2 in favore di Houston, poi dopo Adolis Garcia in gara 6, 4 strikeout consecutive, 4 apparizioni al piatto con fischi e insulti da parte del pubblico di Houston, poi bam, grand slam all'ultima apparizione e partita chiusa. E niente, Texas una serie clamorosa, meritatamente alle World Series, ma chapeau per Houston, sì, una squadra probabilmente forse una delle più odiate, però e anche chapeau a Dusty Baker, perché Dusty Baker i record li avete già detti tutti voi, ma uno in particolare, l'unico manager a aver portato 5 squadre diverse, che sono tutte le 5 squadre che ha allenato alla post-season. E diciamo, credo che siano altri due o tre ad averne portate quattro, che non sono poche, e lui è riuscito con cinque, quindi un grandissimo. E l'avevo scritto nel post di oggi: lui è stato quello che ha inventato l'high five, che poi l'hanno portato anche nel basket. Quando ci fu un fuoricampo, quando fece un fuoricampo, negli anni 70, quando giocava per i Dodgers, batté la mano a un suo compagno di squadra. E inventò, diciamo, quello high five, e poi portarono, fecero un calendario i Dodgers. Adesso poi mi sto perdendo, scusate, No, non vorrei interessante invece, dire. non No, no, sapevo questa cosa. interessantissimo, non lo sapevo. No, perché non mi ricordo male se era lui o era stato il suo compagno a dargli il 5. Comunque era, penso, Dusty Baker che aveva allungato il braccio, alzato il braccio. Allora il suo compagno, che era Glenn Burke, vide la mano e diceva: perché cosa devo fare? Gliela schiaffeggio. Allora gliela schiaffeggiato, e da lì è nato il 5. Fecero un calendario i Dodgers. Da quel momento poi ripresero anche una squadra collegiale di basket l'anno successivo, e poi da lì è nato l'high five. Adesso lo si fa più nel basket che nel baseball. Vabbè, detto questa parentesi di Dusty Baker, passiamo all'altra passo all'altra serie, un'altra serie clamorosa, un po' più forse magari meno spettacolare dal punto di vista magari con i fuoricampo, però comunque bellissimo, perché io dopo il 2-0 di Philadelphia sinceramente ho visto la morte dei D-backs. O comunque magari Arizona può vincere una partita ma non può andare oltre. E invece sono stati incredibili, e anche dopo gara 5 ho detto: come può Arizona vincerne due al Citizens Bank Park, penso sia lo stadio più rumoroso, più incredibile di tutti i 30. E invece sono stati favolosi. Brandon Fall, l'avete già citato voi, che penso le sue due prime partenze, zero basi bolle, zero valide concesse. Infatti poi è partito in gara 7, non ha avuto queste due prestazioni, ma comunque in gara 7 era Sì, partito Fall, mi sembra. Sì. confermo. E
perché non mi ricordo se era gara 6. Comunque ha subito solo 2 punti totale, Philadelphia, quindi Arizona, quindi sinceramente mi è piaciuta molto di più, forse anche dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista anche della tensione, il derby, quello texano, però anche grande merito delle due squadre, sia per Arizona che Philadelphia, che ci hanno regalato una serie clamorosa. E niente che dire, anche le due squadre che sono uscite, cioè Houston e Philadelphia, do una assolutamente per la stagione che hanno fatto e col fatto che hanno perso in gara 7, non gli si può dare di più, non gli si può dare di meno. E quindi io mi aspetto delle bellissime World Series tra queste due, tra virgolette, underdogs. Ma adesso ci arriviamo, siamo arrivati quasi finalmente. No, anch'io mi lego a tutto ciò che avete detto. Forse la serie tra le due squadre del Texas, quindi Astros e Rangers, è stata più spettacolare, si presta un po' più allo storytelling, forse. Mentre quella dei D-backs contro Philadelphia è stata un po' più concreta. Forse meno spettacolare, però anche qui abbiamo avuto una squadra super concreta, super attiva in attacco come Philadelphia, che ha fatto tipo record fuori campo, mi pare, 24 fuori campo in post-season, una roba fuori dal mondo. Harper ne ha fatti 5, Castellanos ne ha fatti 5, quindi si sono divertiti non poco. E contro comunque una squadra solida come lo è stata Arizona. Anch'io dopo le prime due dei Phillies ho detto è fatta. Ho detto Phillies in 4, forse 5. Eppure anche lì, come abbiamo detto spesso, i D-backs mano a mano sono sempre stati in grado di recuperare. Alla fine ho detto gara 7, stai a vedere che la vincono, e infatti l'hanno vinta. E quindi vabbè, S a tutte e due le squadre, perché comunque è stata una serie clamorosa. Come devo dare S anche alle altre due in Texas, perché secondo me questa è stata la serie proprio più bella di tutte, forse insieme a Philadelphia contro Atlanta. E anche lì, grandissima serie di Adolis Garcia, che l'ha presa un po' sul personale, sul finale della serie. L'ha presa giusto un po' sul personale, ha sparato fuori campo, ha fatto grande Quello slam. che Il papà voleva, di Houston. Oggi sì. Matteo mi diceva il papà di Houston, quindi diciamo che li ha purgati per bene. E vabbè, S anche a Dusty Baker, assolutamente uno dei migliori manager che questo gioco abbia mai visto. E niente, io sono contento per Texas. E pensate che comunque hanno fuori anche DeGrom, cioè, pensate con DeGrom. E poi comunque il Guarda, Monte, Eovaldi, Don Montgomery. Vai, dimmi, Christian. niente, che una delle cose che mi sono appuntato per questa post-season è che è stata una delle post-season dove i partenti stellari hanno fatto cagare, quindi non saprei se DeGrom sarebbe stata poi questa grande differenza, perché veramente ci sono state di quelle partenze È vero, imbarazzanti da è giocatori vero. stellari, quindi non lo so quanto Sarebbe sarebbe. entrato e sarebbe uscito per infortunio, volendo Anche, dire. sì, esatto. Conoscendolo probabilmente sì. No, Niente, vabbè, scusa. quindi No, proprio giusto. no, no, è fatto bene, mi è piaciuto questo Inciampava inciso. sulla prima base ed era finita lì. Sì, gli arrivava, come minimo gli tornava indietro una palla battuta sulla mano, gli spezzava la mano, succedeva qualche cosa. No, comunque, S a tutte e quattro le squadre, queste sono state due serie clamorose. Appunto, poi non c'era una gara 7 da un po' di tempo. Come ho scritto anch'io sulla pagina, 7 è solo un numero, però quando prima c'è la parola gara è sempre garanzia di spettacolo, quindi sono super contento per queste due gare 7. Peraltro, apro E parentesi, i vai, Phillies non Teo. hanno mai giocato una gara 7 nella loro storia e sono lì da un po'. Non so se la sapevate È vero. questa chicca, ne hanno No, non lo persa sapevo. una, quella che più contava. Mai per, ma no, sono arrivati massimo alla quinta partita nelle serie decisive, ma 1883. sì, Beh, non hanno mai 140 giocato anni una di gara storia. 7 prima di 2 giorni fa. Qualche partita l'hanno fatta, diciamo. Sì, Beh, bella questa, sì. non la sapevo. Non No, la neanch'io. sapevo. Ragazzi, siamo arrivati al piatto forte, al main event. Abbiamo Oh. finalmente le due squadre della World Series, Arizona Diamondbacks contro Texas Rangers. E Alzi la qua. mano chi tra gli ascoltatori l'aveva pronosticato all'inizio No, stagione. penso Alzi proprio la mano. nessuno. O Direi due difficile. o tre nel mio posto l'avevano pronosticato. Ah, Due o tre. ah,
Era, mi Beh, sembra in tre totali, perché uno tu non parava, c'eri a ha inizio messo stagione dopo il anche. mondiale, Matte, che qualcuno ha detto padre sin sei. Io. Ma anche se Io, guardi purtroppo. i sondaggi fatti sul canale ufficiale della MLB, cioè nessuno avrebbe mai pensato a No. un esito del genere. Quindi complimenti a quei uno o due dei tuoi iscritti che l'hanno azzeccato, veramente Pensa chi se l'è dovrebbero giocata. fare carriera. Pensa chi se l'è giocata. Quel, Cosa ha guarda, tirato su? baseball è uno di quegli sport dove non scommetterei mai, mai, mai. No, Sarei sotto è un ponte difficile. domani. Veramente. No, Poi ma sono volevo. come i National del 19, che erano tipo turbo ultimi a giugno con lo 0, % di vincere le World Series e hanno vinto le World E poi lo Series. sappiamo come è andata a finire. Esatto. È Chiedere uguale. a Dawie Kendrick per informazioni. No, No, vabbè, esatto. niente. No, Comunque, ragazzi, abbiamo comunque. avuto alle Championship Series sia gli Astros che i Phillies, ed entrambe erano arrivate in gara 7 e potevano rigiocarsi le World Series contro. L'ultima volta che quattro, cioè, le due squadre hanno rigiocato le World Series l'anno dopo era il 1978, Yankees contro Dodgers. Tutte e due le volte purtroppo hanno vinto i Dodgers. E gli Yankees, scusa, Ah, gli ok. Yankees, gli Ah. Yankees, gli Yankees. No, era 77 Yankees Dodgers 4-2, 78 Yankees Dodgers 4-2. Per il resto tutte World Series diverse e l'ultima squadra ad aver vinto due titoli consecutivi, Yankees nel 99 e nel 2000. Per il resto niente. Ah, Nessuna si è mai ripetuto. Gli Astros bello, sono usciti. un po' di varietà almeno ci sta. Sposo Comunque, d'accordo, sì. come ha scritto Matteo, scrivete anche i vostri pronostici in chat qua nei messaggi perché comunque li stiamo leggendo. Allora, piccola pillola statistica. Arizona ci è arrivata una sola volta alle World Series e le ha vinte nel 2001 contro i New York Yankees, anche lì ci fu una gara 7. E invece Texas ci è arrivata 3 volte. Sì, tre, no, sì, 3 volte. Nel 2010 e nel 2011, no, scusa, 2 volte, non so contare. Le ha perse entrambe nel 2010 contro i Giants, anche lì in cinque partite, nel 2011 contro i St. Louis Cardinals, quella in 7 partite, me la ricordo bene. Me Il le primo, ti ricordo, il me lo primo titolo ricordo. di Pujols. Gara 6 del 2011, quella è David stata. Freeze MVP Sì. delle World Series. Ma i Rangers in quella gara 6 sono arrivati non una, ben 2 volte allo strike per vincere le World Series in gara 6 e per 2 volte David Freeze, una Lance Berkman e l'altra David Freeze. David Freeze quel triplo che ha portato dentro 2 punti per colpa di una presa mancata di Nelson Cruz, perché Nelson Credo che Cruz ha sei. mancato la presa, se faceva quella presa era eliminato e i Rangers vincevano È vero. le World Series. Ecco perché Credo poi è che diventato. Nelson Cruz Invece era l'anno di mancando e gli sono entrati due notte, sta punti. roba qua. Ecco perché è diventato DH poi. Sì. Nelson Cruz. No, vabbè. Comunque sono arrivati 2 volte e le hanno perse entrambe. Quindi Texas, secondo me, andrà sulla mappa. Però prima i pronostici, dottor Torgard, parto da lei. Ah, addirittura. Sì, Perché io quando ho qua. fatto il video 2 ore fa non ho mica detto che cosa penso. Cioè, che in realtà sono d'accordo con chi mi ha scritto, vedi Matte e anche Nelio qui in questa sezione commenti, Arizona in 7. Però quello è un pronostico molto più di cuore, nel senso che, allora, se uno volesse essere obiettivo al 100%, Texas è più forte, perché ha un monte partenti molto più concreto, la rotazione l'abbiamo detta prima, cioè. Immagino che in gara 1 parta Montgomery, in gara 2 parta Ovaldi, Eovaldi forse. e in gara 3 parta Scherzer. Cioè, insomma, avercene. Cioè, adesso il quarto che è Martin Perez, che l'anno scorso ha fatto sfracelli, se non sbaglio. Quindi, Sì, uno insomma, scarso, cioè bisogna visti poco, di peggio, anche lui, direi. Quindi, Arizona però ha un vantaggio che è un bullpen clamoroso. Ora, se il partente di turno regge, una volta che arriva il bullpen, sono dolori. Paul Sewald è una garanzia perché non ha Bravo. concesso un punto nella postseason, ha È un fatto sei mostro. salvezze, sette salvezze, quello che è una saracinesca. E Arizona deve giocare di small game, un po' come fecero i Kansas City Royals. Gara 1 e Ovaldi, ok, grazie Edoardo, ok, quindi auguri. Se dovesse essere Ovaldi, allora vuol dire che l'idolissimo può riscattare 2 gare orrende contro i Phillies, probabilmente. Ti dico, il cuore dice Arizona in 7, ma secondo me Texas la vince in 6. Sono più completi, hanno fatto degli investimenti e
insomma, hanno anche un line-up che fa paura, perché tu guardi i primi, Corey Seager, Adolis Garcia, Marcus Simeon. John Heim, Josh Young, Evan Carter, insomma, tutti giocatori Simeon, che Garver, ce n'è, ce n'è. Simeon, Mitch Garver, cioè, tolto magari probabilmente due o tre che, insomma, magari sono un po' di complemento, tutti gli altri, cioè, sono gente da tenere d'occhio. Arizona, chi ha Corbin Carroll, MVP probabilmente delle Championship Series, probabilmente, o comunque rookie dell'anno, ha Christian Walker che però sta sottoperformando, Ketel Marte è la garanzia, però Buriel. non ha quei giocatori, cioè ha Gabriel Moreno e qualche lampo qua e là, vedi Tommy Pham, Lourdes Gurriel Jr., i suoi Sono più capelli squadra viola, loro. Loro non sono puntano sul singolo, letteralmente ma sono più una squadra. squadra, Sì, cioè esatto. è Mi ha quello che dico. stupito perché appunto Arizona ha vinto con il suo lanciatore più forte che ha steccato due partite. E quello è interessante. La domanda è, Brandon Fad e Kelly ripeteranno gli exploit della Championship Series? Punto di domanda, perché quello è un grande interrogativo. Quindi no, io tifo spudoratamente sempre per la National League, in ogni caso. Perché comunque tifan di Mets tendenzialmente anche nelle altre serie dove non sono coinvolti emotivamente tifo la National League. Spero Arizona in 7, ma secondo me vince Texas in 6. Quindi per Bello, me vanno sulla mappa. Sì, vanno sulla mi piace mappa. questo pronostico. Puma, io direi che da cappello forse ce l'abbiamo il tuo pronostico, però vediamo, sono curioso. Guarda, il mio cappello è molto per simpatia, nel senso, come ho detto all'inizio live, i Diamondbacks comunque soffrono delle statistiche peggiori di tutte le competenti, quindi sulla carta ancora una volta, sì, sono i più deboli. Hanno vinto una Championship Series che io avrei dato per persa, soprattutto per come è cominciata. Come abbiamo detto prima, ha vinto la forza dell'amicizia, la forza dell'amore in questi Diamondbacks. È molto Shonen, molto anime, Questa è ma... bellissima, questa è Ma bellissima. forza perché è veramente così, è veramente difficilissima da prevedere questo matchup, perché può veramente succedere di tutto. E come è successo di tutto fino adesso, può continuare a succedere di tutto. Il mio cuore mi dice Arizona Diamondbacks, ma la ragione dice Texas Rangers, molto simile a quello che ha detto Matthew. Sostanzialmente in realtà è lo stesso, avrei detto in 6 i Rangers, cosa che sarà più probabile, e se proprio in 7 gli Arizona Diamondbacks. Mi piacerebbe, ecco, vedere anche i Rangers conquistarsi il primo titolo, comunque sempre una cosa bella, lo concedere, cioè sarei contento per la tifoseria dei Rangers, per quanto dei Rangers non me ne frega assolutamente niente. Però ecco, che vinca lo sport sostanzialmente. Io spero di vedermi comunque continuo a chiamarla Wildcard, una World Series eccitante, emozionante, una La finale. finale. Divertente, penso che ci sono tutti i presupposti che sarà così, però poi alla fine, diciamo, l'analisi più ha fatto un'ottima analisi, Matthew, sostanzialmente, non c'è veramente molto altro da aggiungere. Scusate, ma il Comunque, commento di Fede mi ha fatto molto ridere. Scusate. sì, infatti lo Scusate, stavo le critiche leggendo. sono Lo stavo leggendo, bellissimo, Però, bellissimo volete questo. mettere Zach Gallen e Corbin Carroll succedere a The Big Unit Randy Johnson e Curt Schilling che si facevano Vabbè, dare i lievi l'un l'altro? Zach Scusate, Gallen. volete vedere quanto è affascinante? Zach Gallen non è stato lo Zach Gallen che abbiamo visto durante la regular season, c'è anche da dire questo, cioè, nel senso, ha fatto veramente un po' pietà nelle partenze che ho visto, che ha Sì, fatto sì. fino adesso. È Ma dai, l'eccezione che conferma la regola, miscredenti, vedremo. miscredenti. Possibile, certo. Tra qualche giorno sapremo se hai ragione o meno, Teo. Però sì, sì. No, non aggiungo altro, è inutile, nel Quindi, senso, è Texas in questa la 6? cosa. Texas in Sì, 6? Texas in 6, Texas in 6. Vai, Matthew, dimmi tutto. Terzo pronostico. Ah, questa è interessante perché io con i pronostici, come ben sapete, Tra non so se tutti, sono in buona compagnia, però guarda, qua è la sagra del pronostico solitamente sbagliato. sì, però dato volevo anticipare una cosa, io vi rompo sempre con queste cose che non interessano a nessuno, ma questa è la prima World Series in cui sono rappresentati due stati, cioè Texas e Arizona, come nome delle Che squadre. dove le. Non era Che mai, bello! Che ma figo! non è, non era mai successo? Un pozzo di Cazzo, sapere sei Wikipedia, fortissimo. allora, in realtà le vado a leggere, quindi poi dopo me le segno. Io Però me sì, le leggo. per la prima volta, infatti domani volevo fare un post a proposito sulla storia di questi, un anticipo che Ci sta, faccio piccolo esclusivo, un spoiler, ci post, sta. sì, un piccolo spoiler. Sì. Cosa dire? I Rangers, sì, ti dico, prima, allora,
andiamo indietro. Prima di questa postseason, uno arriva dal futuro e mi dice: alle World Series andranno i Rangers e i D-backs. Io dico: vabbè, i Rangers vincono in 4 o vincono in 5 al massimo. Io Invece, dico gli dopo hanno vinto occhiacci il sono Championships. finiti. Gli occhiacci sono finiti, sì. Io però dico, dopo aver visto le Championship Series, sto rivalutando molto i D-backs, perché poi è mancato molto Carroll in queste 7 partite. Carroll è venuto fuori in gara 7. Carroll ha giocato una gara 7 clamorosa, ha battuto sempre valido, comunque è andato sempre in base, ha rubato 2 volte, tra cui ha portato anche a casa dei punti. Poi dopo c'è un backup di tutto rispetto, Lurguriel, Tommy Pham, non se ne parla mai abbastanza, anche Alec Thomas è stato determinante, lui è tipo il numero 8 del lineup. Poi vabbè, Ketel Marte, Ivan Longoria ad esempio, Ivan Longoria poi vabbè, ha anche 40 anni. Per Sì. Però quanto riguarda i intanto è ancora Rangers, lì. e intanto Intanto è ancora lì. è ancora lì, no, e poi hanno anche un'ottima difesa, un ottimo infield, cioè, qui c'è anche fuori, c'è Geraldo Perdomo, veramente un'ottima squadra i D-backs, magari non da World Series a priori, però per come hanno giocato c'è Zach Gallen che non pervenuto nelle Championship Series, che se poi viene fuori alle World Series è solo un bene per i D-backs. I Rangers se va avanti Garcia, poi Garcia secondo me ha giocato così anche per lo stimolo che gli ha dato Abreu con quel lancio. Però comunque Garcia lo conosciamo, Garcia è veramente una macchina, poi quando entra, poi dopo infatti gara 7 penso che abbia battuto 4 valide su 5 con 2 fuori Sì, campo. 4 su 5 con 2 fuori campo, esatto. Mica male. Per il pronostico, sinceramente, io ho scritto sotto il canale YouTube di Matteo, ho scritto D-backs in 7, ma giusto sì, come dice lui. È quello che speriamo un po' tutti, che vincano i D-backs, ma comunque una gara 7, quella è un po' chi deve, no, non per i tifosi, perché penso che poi per le coronarie non sia una cosa buona una gara 7, però Credo per che non lo chi sia è per esterno, nessuno. una gara 7, dopo che per 3 anni non avevamo visto delle gare 7, io dal 2019, l'ultima volta che c'è stata una gara 7 alle World Series, una gara 7 sono sempre le due parole più belle dello sport. Però non lo so, io direi che finisce in gara 6 la serie in favore dei Rangers, Ottimi. forse è quella, diciamo, l'ipotesi un po' più probabile. Siamo tutti lì. Ecco. Anch'io mi devo legare, cioè, purtroppo, perché secondo me Texas la chiude in 5 o in 6 massimo, anche se il cuore vorrebbe vedere comunque l'underdog che riesce a trionfare sulle forze del male. Adesso vabbè. No, sarei contento se vincessero i D-backs, perché comunque sarebbe una bella storia. Anche loro qualche anno fa, mi ricordo, in Division erano veramente messi non male di più, avevano perso tipo 30 partite in fila, cos'è, 2 anni fa, 3 anni fa massimo. E i Texas anche, comunque, perché ha fatto degli anni in cui vinceva 50 partite e dopo 2 o 3 anni, comunque anche Arizona, vedete come il baseball, comunque gli sport americani, ciclicamente le squadre del basse vanno in alto, le squadre di alto vanno in basso, alte vanno in basso. Credo di aver letto un post di Mario Salvini, appunto, che diceva che 2 anni fa esatti questi hanno vinto 100 partite in due. Esatto, Ed è vero. E erano e tipo ne hanno perse turbo ultimi nelle 210. loro divisione, ma turbo Esatto, ultimi. ultimissimi. Io mi ricordo, Texas aveva fatto tipo 52, 110, una cosa del genere. Adesso non mi ricordo precisamente, però penso che il record fosse più o meno quello. Quindi, però, stando alle cose attuali, secondo me Texas è più forte sia sulla carta, sia statisticamente, sia sul monte, sia sulle varie posizioni in campo, e secondo me se la porterà a casa e avremo una nuova squadra sulla mappa dei titoli MLB. Quindi, da una parte lo spero, anche se appunto sarebbe bello vedere Zach Gallen, Christian Walker, Perdomo, Pham e tutta questa gente qui riuscire a vincere un titolo, che penso che se vincesse Arizona sarebbe una delle più grandi imprese degli ultimi anni. Perché questa veramente sarebbe una cosa clamorosa per me. Arizona, dalla wild card, tra l'altro, Anche Texas vincere dalla wild card. anche Texas dalla wild card. Ma infatti, secondo me, come ha detto Matteo prima, il fermarsi per le squadre con un seed alto ha giocato un brutto scherzo, perché dopo che sei abituato a giocare
non so, 25 partite in un mese, 20 partite in un mese, stare fermo per una settimana, secondo me ti taglia un po' le gambe, ti taglia il ritmo e quindi fai più Vero. fatica. Quindi anch'io mi leggo, io dico Texas in 5, massimo in 6. Il cuore dice Arizona Cinque in... Sì, addirittura, mamma mia. per cambiare un po', se no diciamo tutti 4 a Tu 2. hai ragione, cazzo. No, vabbè, quindi anche se il cuore spera che vinca da Arizona, perché secondo me la simpatizziamo un po' tutti. Bene, ragazzi, abbiamo fatto 1 ora e mezza, venuta un po' più corta dell'altra volta, però sono Onesto, contento. dai, Io sì. vi ringrazio di cuore a tutte e tre, è sempre, sempre un piacere, ragazzi, siete fantastici. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Soprattutto Adesso però parte il tu. momento spam, Andiamo in partiamo dal Matthew Torgard. ordine. È che io peraltro ne ho due di spam, nel senso Innanzitutto, che al grazie per essere stato qui con me, con noi. Comunque è sempre un piacere vederti e vedervi. parte che il piacere è sempre reciproco e poi ripeto, non è una cosa che finisce qui e poi prosegue anche nelle altre sedi e chissà, magari se poi ci rincontriamo magari a fine World Series, vediamo. Adesso è da Comunque, vedere, adesso è da bisognerebbe vedere. vedere. Comunque qualcosa noi faremo su tutte le nostre pagine, canali varie. Allora, io, per chi non lo sapesse, ho un canale YouTube che mi invito a seguire più del mio profilo Instagram, dove pubblico cose anche personali oltre alle cose che pubblico sui social. Allora, questo che vi E linko poi qui, la adesso novità, Teo, devi uscire. la novità arriva. Questo che vi linko intanto è l'ultimo video che ho fatto uscire alle 19 prima di questa diretta, dove ho fatto un mio commento, diciamo, delle Championship Series e il mio, diciamo, modo di presentare le World Series. E questo a prescindere, lo dico già adesso, finite le World Series sul canale mio e anche di Puma, contestualmente poi uscirà la nostra analisi singola delle finali, questo possiamo garantirlo. Tutte queste analisi sul baseball, compresa questa diretta che poi recupereremo, sono anche caricate su quest'altro profilo Spreaker che è aperto da inizio playoff, che è il podcastone del destino sulla MLB, letteralmente. Il Quindi, titolo è fantastico, il titolo è esattamente. È bellissimo. stato un titolo condiviso col dottor Andre, ci è Te l'ho detto piaciuto. 10.000 volte, e io dico che è spettacolare. Sì, quindi tutto quello che vedete trovate il video su YouTube sul mio canale, quindi è linkato lì, sia su Spreaker e anche su Google Podcast, qualora volete trovarlo, è tutto lì a disposizione. Si parla solo di baseball, poi in realtà sul canale YouTube parlo anche di 1500 altri sport, quindi vediamo, comunque vi aspetto anche lì. Adesso mi Ragazzi, metto fame per già, tanto di parlare. seguite la sua pagina, seguite il suo canale YouTube, seguitelo su Spreaker, che è Matteo è un grande, io vabbè, conosco lui da prima degli altri due che sono qui con me, e glielo dico sempre, Matteo sei un grande, sei grandissimo e grazie per essere stato qui con me questa Chiedono sera. addirittura la ricarica su Spotify. Addirittura. Ci Un giorno pensiamo. magari, ci pensiamo. Grazie Poi, Edoardo per il follow. grazie a Christian, Puma Zeta. Christian, grazie mille anche a te. Grazie a te, Sempre un piacere anche. assolutamente. Grazie al pubblico che ci ha seguito fino adesso. Grazie a voi per avermi fatto compagnia e a te per avermi invitato. Se volete seguirmi, Seguite sì, Puma insomma, Zeta, continuo. spam, Puma dai. Zeta, 8 lettere, semplice. Lo trovate su YouTube. Parlo di YouTube. Oggi stasera veramente analfabeta sono. È dura per Parlo di tutti. baseball. Sì, È parlo dura di per baseball tutti stasera. contemporaneo, passato, regole, cazzi e mazzi. Se siete curiosi, venite a buttare un occhio. Dai, facciamolo arrivare a 1000 iscritti, per favore. Facciamolo arrivare a 1000. Ha Man fatto adesso manca. il traguardo dei 500, adesso punta guarda ai che 1000, è dai. quasi a 600, Sì, ragazzo, quindi già mai mancano 8 600. Ecco, iscritti dai. per 600 se volete aiutarmi. Entro fine anno almeno 800 deve arrivare. Sicuramente. Dai, quindi iscrivetevi al canale YouTube di Puma Zeta e seguitelo su Instagram anche. Poi passiamo all'altro Matthew, Mister Orso. Grande Matteo, sei un grandissimo anche tu. No, ma E grazie a voi. È seguitelo sulla pagina Media Battuta e sull'altra pagina che ha sul football americano che si chiama SEC Magazine, se non sbaglio, giusto? SEC Magazine, lì sono attivo un po' meno. Poi dopo adesso, quando finirà poi la World Series, sarò molto più attivo. Poi col football si gioca una volta a settimana, però
comunque lì qualche chicca l'ha detto sempre inserire, come l'ho inserita anche oggi. Mi dispiace per voi che alle volte mi sono un po' perso, No, no. e per gli spettatori, però mi piacciono un sacco queste cose, dire queste cose un po' particolari che solo gli Stati Uniti No, hai ci possono fatto bene, dare. tanto a me fa solo che piacere perché noi tre siamo malati quanto te di questi sport, quindi ognuno al suo, poi c'è chi li segue tutte e quattro, c'è chi li segue meno, però comunque siamo tutti malati Sì. all'inverosimile. Ricordiamo anche che Matte scrive degli articoli molto belli Esatto. dedicati agli sport americani su un sito che, insomma, tu linki nelle tue storie, quello magari dillo, Dai, perché Teo, molta gente magari spamma non lo sa. tutto, Allora, spamma io tutto qua. scrivo su un sito, adesso poi scriverò anche delle World Series, che si chiama Play It USA, che è un sito abbastanza famoso per gli appassionati di sport americani, già da un annetto, e ho scritto anche il pezzo sui Rangers e gli Astros, e poi scrivo in collaborazione con altri due, quindi diciamo, ci dividiamo un po' i compiti, quindi io scriverò gara 1 e gara 4, gara 1 e gara 4 delle World Series, direi. Comunque ve lo spammo, io solitamente non lo spammo in media battuta, lo spammo nel mio personale, comunque dal prossimo inizierò a girarlo anche qui. Già No, fatto io. seguite media battuta perché comunque io glielo dico sempre anche in privato che lui fa degli storytelling della Madonna, veramente No, mi gaso è tantissimo, troppo mi gaso buono. tantissimo quando li leggo, quindi dovete andarlo a Grazie. seguire, facciamolo crescere perché se lo merita, come se lo meritano anche Christian e Matteo, quindi assolutamente seguite la sua pagina e anche l'altra pagina di football Grazie, americano, grazie, grazie. quindi seguite tutti e tre. E poi ovviamente non dimenticate di seguire la mia pagina, la nostra pagina, Ah, ma MBO, che è la cosa proprio soprattutto, importante, che devi arrivare a non 1.000, porca dai, Eva, c'è ancora mille. 1.000. Non Come sono ancora no? 1.000, ragazzi. Dai, 930, dai. 930, entro fine anno 1.000 iscritti, Oh, adesso 1.000 sono messo seguaci, anche il dai. baseball alle Olimpiadi del 2028, quindi lì Esatto. Ne abbiamo dobbiamo su vivo nel andare a Los parlare. Angeles. Ne Dobbiamo abbiamo andare da assolutamente. parlare, Guarda, ragazzi. facciamo prima andare a Londra alle London Series, se te lo dico. Insomma. Guarda, magari l'anno prossimo ci pensiamo. Comunque, ragazzi, seguite la pagina per favore. Arriviamo a 1.000 seguaci, che magari lì poi si può fare qualche altra cosa particolare, magari una diretta, andiamo a vedere una partita insieme. Poi comunque ci pensiamo, ci pensiamo. Ragazzi, io vi ringrazio di nuovo, vi ringrazio veramente di cuore perché senza di voi, ve lo dico sempre, MLB Italia non esisterebbe senza di No, voi. non è No, vero, no, assolutamente davvero, no. sono No, no, serio. no, Vi no. ringrazio veramente di cuore e grazie a tutto il pubblico che ci segue da casa, che ci ha seguito. E restate connessi perché adesso inizia il divertimento vero. Godiamoci queste World Series che si sembrano essere non scontate, ma interessanti da seguire. E niente, vi ringrazio di nuovo e vabbè, buonanotte a tutti. Seguite tutte le pagine e basta, ragazzi. Sì. È un Buonanotte. piacere come sempre, ci Grandi. vediamo. Ciao. Ciao Ciao ragazzi, ragazzi. ciao. È Ciao. un Buona serata a tutti. piacere, Ciao a ciao a tutti. tutti, Alla ciao ciao. prossima. Ciao.